insieme ai miei pants, New York pants. America, America. I got bills, I gotta pay, so I'm gonna work, work, work every day. Yo, 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 bella raga, sono Dark e benvenuti in questo nuovissimo video. Bene, 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 bene. Sono in ritardo ancora. Cioè, allora, siamo nel 2018 e io sono ancora in ritardo. Oggi doveva, cioè, non so che giorno è oggi. Giovedì doveva uscire, martedì doveva uscire il primo video del 2018 e giovedì, mercoledì sera, e non sono ancora riuscito a farlo uscire. Questo perché lo sto registrando adesso? Ecco perché. Beh, allora, io direi subito di iniziare con l'augurarvi un buon anno a tutti quanti. Dark è tornato, il divertimento su YouTube finalmente è tornato, possiamo spolverare tutto quanto che ci si ricomincerà a divertire quest'anno, ma era ora che non ci si divertiva più. Oh, vabbè, a parte gli scherzi, allora, sono tornato, ma non sono neanche mai scomparso, a dire la verità. È che stavo preparando davvero tante cose e non sono riuscito a finirlo, come al solito, però ho detto è ora che torno, perché se sto fermo troppo non mi va. Ok, no, vi devo dire la verità. Mi sono fatto dei propositi per l'anno nuovo, e ci siete anche voi in questi propositi, quindi ho detto... amici, è ora di tornare. E quindi nulla, ho iniziato questa campagna contro me stesso, dove dovrò rivoluzionarmi, dovrò diventare migliore. Dovrò fare tanti video! Ma dovrò fare tanti video perché quest'anno, io non so la gente comune, ma dico per gli youtuber, ho fatto solo 2 pagine di video. Avete presente in gestione video quando vedete tutti i video che avete fatto? 2 pagine. Gli altri anni ne facevo una, cioè, centinaia di video, quest'anno... andare bene ne sono arrivata a 20. E quindi sì, mi sono fatto questo proposito, cioè me ne sono fatti tanti, ma vedrete il video completo a fine 2018, a inizio 2019, dove vedremo effettivamente se sono riuscito a fare tutto. E diciamo che se l'anno andrà proprio come l'ho iniziato, sarà uno schifo, quindi vediamo di migliorare. In questo preciso momento sono le 22:08 di mercoledì sera e c'ho fame. Il bello di abitare a casa da soli è che puoi fare essenzialmente quello che ti pare. E è una figata assurda, cioè non vi dico che roba è. Oh, stupendo, stupendo. E quindi nulla, diciamo che iniziamo l'anno male, però bisogna recuperare, no? Infatti questo video qua durerà poco perché mi metterò al lavoro successivamente su altri video. Ma questo video, allora, a cosa serve questo video? Oltre che a paracularmi come tutte le volte, facciamo una cosa, vi do dei semplici punti. Punterò a fare le seguenti cose, a cambiare, a rivoluzionare le seguenti cose. Numero 1, i gameplay dovrò ridurli perché sono troppi, porto troppi videogiochi. Non è che mi facciano schifo i videogame, è che li guardano in pochissimi e per fare un lavoro bello ci bisogna spendere davvero tanto tempo dietro. Io i videogiochi non smetterò mai di amarli, già ve lo dico subito, non smetterò mai di videogiocare, a meno che quando, cioè, solo quando morirò, però lì non dovrò neanche più far video e non vi interesserà più. Quindi i videogiochi caleranno. Tutto questo perché io lavoro fino alle 6 di sera, molte volte mi metto a cazzeggiare, come in questo caso che sono già le 10 e mi piacerebbe andare a letto, non sempre, non dico troppo sempre tardissimo, però ogni tanto andare anche a letto un po' presto, contando che dopo devo editare questo video, so che farò già tardi e quindi vabbè che lo faccio per passione, però sapete anche voi. Numero 2, vi tolgo i videogiochi, vi metto molte altre cose, no? Non è che ho detto voglio fare più video, però devo togliere della roba e cioè, vuol dire fare ancora meno cose. No, faccio molte più cose, perché ok, i videogiochi saranno meno, però ci saranno in compenso molti più vlog, perché una volta vi piacevano i miei vlog, ditelo che mi piacevano, però avevo smesso anche lì perché ormai era diventato un po' ripetitivo, però dato che ormai è passato un anno che non ho fatto niente, tutta quella ripetitività si è annullata, cioè si è inghiottita se stessa e quindi adesso di conseguenza sono di nuovo originale. A parte le minchiate, farò molti più video che vedrete nel corso dell'anno, non vi prometto niente perché io a promettervi non mantengo e quindi non vi prometto niente, non ve lo dico, vi dico solo che ci saranno. Numero 3, ho rivoluzionato l'immagine del profilo, è una nuova, molto tamarra, spero vi piaccia, nel caso lasciatemi un commento sotto. E numero 3,01, ci sarà anche un nuovo banner, che dovevo farlo, solo che non ho fatto in tempo a farlo. Numero 4, sarò molto attivo anche sugli altri social,
tranne Facebook, quello ormai non mi piace più. Quindi seguitemi su Twitter, però roba più importante, seguitemi su Instagram, che lì ho deciso di diventare molto più attivo e lo farò. Ho già iniziato, anzi lì ho iniziato ancora prima di gennaio, a fine dicembre, quindi aiutatemi anche lì. E basta raga, abbiamo finito. Fatemi vedere che mi sono segnato tutto. Sì, ho scritto proprio tre cose. Un punto è stato fare bel primo piano. Non so cosa volessi dire in quel preciso istante. Dovrei dettagliare di più i miei appunti. Allora, a parte tutto raga, il video finisce qua perché è un video presentazione, nuovo canale, no, è un video ritorno con modalità paraculo, quindi supportare, no vabbè, allora, a parte gli scherzi, è un video dove vi dico, ecco, i miei progetti di quest'anno e dove provo a fare qualcosa di meglio, non c'è nessuna paraculata, cioè non mi sto scusando per niente perché non c'è bisogno di scusarsi per niente, lo faccio per passione, non lo faccio mica per lavoro, quindi so che vedete la pubblicità che ci guadagno su dei soldi, ma non guadagno come un lavoro, quindi non conta, però... Togliendo a parte gli scherzi, questo è un video dove vi spiego quello che succederà in breve quest'anno. Quello che vi chiedo, cos'è quello che vi chiedo io? Quello che vi chiede qualsiasi youtuber è il vostro supporto per far sì che tutto questo possa andare avanti. Io, come vi ho già detto prima, lo faccio per passione questo, quindi lo continuerò a fare comunque, ma il vostro supporto è davvero importante, no, per me, dato che mi spronerà sicuramente a fare molto meglio. Fra qualche settimana succederà qualcosa, un cambiamento che stravolgerà la mia vita pubblica, in modo pubblico di dire, perché non sono un personaggio pubblico come voi pensate, sono un personaggio normale, però scoprirete qualcosa di nuovo di me. No, non sono omosessuale, non mi piacciono i piedi fetish, anche se sono belli i piedi, ma non sono feticista. E no, sarà qualcosa inerente. Beh, poi ve lo spiego anche lì. E quindi, seppur corto video, raga, prendiamo questo anno che possa essere un altro anno stupendo. Che possa essere il primo anno stupendo. Il primo anno stupendo. Ah, alla goccia solo per voi. E poi mi chiedo, io bevo dei litri di latte o di succo all'ananas. Faranno bene? Secondo me no. Quindi che dirvi, grazie mille per la visione. Ci vediamo prossimamente con un prossimo video molto vicino a questo. Piccolo mi piace raga per il supporto, come sempre. Se non siete iscritti, iscrivetevi e mettete la campanellina lì, quella carina che vi tiene sempre aggiornati con i miei video. Così se ne esce uno vi piace lo guardate, se non vi piace sapete che è uscito e non ve lo guardate, però sapete che è uscito. E sì, sono davvero gasato per questo nuovo anno.